Siamo in diretta, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova lezione di trucco permanente. Io sono Stefano Strano e per chi non mi conoscesse o chi non avesse mai visto una di queste lezioni, vi voglio ricordare che tutti i lunedì sera alle ore 21 in diretta, come siamo in questo momento, sono le ore 21:01 precisamente, tutti i lunedì sera ci sarà una lezione gratuita disponibile per tutti di trucco permanente. In queste lezioni ne abbiamo già fatte, pensate, veramente tante. Trovate online su YouTube più di 230 video disponibili dove spieghiamo veramente di tutto e di più sul trucco permanente. Quindi una grande fonte di conoscenza per tutti, assolutamente gratuita. Ed è un modo che io apprezzo molto come dire, per trasmettere e per aumentare al massimo la qualità nel mondo del trucco permanente, insomma, la qualità di quello che facciamo. Questo è diciamo, l'obiettivo della mia, possiamo chiamarla missione, no? Nel fare tutti questi video, nel fare tutte queste dirette. Anche questa sera parliamo di un argomento interessantissimo, che è come sono fatte le sopracciglia. Quindi ci chiediamo tutti insieme come sono fatte queste sopracciglia. È un argomento del quale si parla poco, come si parla poco di molti argomenti importantissimi. Io cerco sempre di sviscerarne qualcuno, ma sono veramente tanti, quindi credo che staremo insieme ancora altri 7-8 anni probabilmente, così tempo di perdere gli ultimi capelli che mi sono rimasti, ma nell'acquisire invece molti moltissimi amici in più di quanti ne abbia in questo momento. E approfitto subito per cominciare a salutare i primi che sono già qua tra noi, che infatti sono qua, vi faccio già vedere. Abbiamo Alessandra Angeli, ciao, Annarita Mellone, ciao, Ornella, benvenuta, Alessia, ciao, che piacere, Alessia, Nelly Nelly, ciao, Linda Linda, che piacere, Ale Makeup, Eliana, cominciate a essere il solito bellissimo gruppo. C'è anche qualcuno nuovo, qualcuno si aggiunge sempre. Abbiamo anche Vito Bonmarito, ciao Vito, è sempre un piacere. Anche su Facebook cominciano ad arrivare le persone. Una cosa importante per quanto riguarda Facebook, mi raccomando, una condivisione allunga la vita, come si dice. Quindi potete condividere, ci mettete un secondo, e condividere il video vuol dire essere in più persone questa sera, vuol dire poter condividere insieme una lezione divertente, piacevole e anche interessante, me lo auguro per tutti. E inoltre condividere vi darà la possibilità, la libertà di farmi tutte le domande che volete per quanto riguarda questo argomento, che è il come sono fatte le sopracciglia. Ok, direi che allora possiamo entrare un pochino nel vivo del discorso. Sono le 21:04 e quando parliamo di come sono fatte le sopracciglia, chiaramente devo essere molto chiaro sul che cosa voglio farvi vedere questa sera. Però, proprio perché, come dire, anche queste lezioni si rinnovano sempre e facciamo sempre qualcosa di, cerco di fare sempre qualcosa di interessante per voi, questa sera una piccola novità, una novità. Cerco di rendere queste lezioni il più interattivo possibile. Vi pregherei di fare una cosa. Per chi si fosse messo in contatto adesso, soltanto adesso, ma per tutti che stanno guardando, io vi lascio 30 secondi, anzi facciamo 40 secondi di tempo, e voi cercate in casa vostra, in bagno, dove potete, uno specchio. Cercate un piccolo specchio di quelli portatili che vi servirà questa sera per la lezione di questa sera. Quindi cercate un piccolo specchio, pronti via, 1, 2, 3, via! Vi do 30 secondi per cercare lo specchio. Nel frattempo saluto anche Paolo 1997, ciao. Sara dice ciao, prima volta per me e mi fa il bel simbolo dei muscoli. Ciao Sara, benvenuta, benvenuta. Annarita, giustamente, grazie. Annarita dice condiviso. Bene, condividere vuol dire essere in più persone, vuol dire godersela di più. Abbiamo anche Giovanni Piccolo, ciao carissimo. Giovanni, ciao. Barbara invece, sempre invece su Facebook. Antonella, Arianna, ciao, ciao. Bene, bene, cominciamo a essere un bel numero, molto bene, molto bene. Allora, avete preso lo specchio? Aspettiamo ancora qualche secondo, anche perché la mia voce vi arriva in differita di circa 15 secondi, 10-15 secondi, vuol dire che io quello che dico lo dico 15 secondi circa prima che voi lo vediate. Quindi, ok?
Ah, Vito dice: mi dispiace, sono fuori. Va bene, sì, va bene, non c'è problema. Ecco, Ketty Pala, ciao Linda di Alessandro da Milano che mi saluta. Ciao Linda, benvenuta, benvenuta. Allora, perché vi faccio prendere lo specchio? Perché vi ho fatto prendere lo specchio? Intanto saluto anche Sony Artist, Tattoo Artist, ciao. Perché, attenzione, qui abbiamo Rameli Ronchilo che scrive. Ciao guru, ti voglio bene. Beh, grazie, grazie. È veramente un piacere, anch'io vi voglio molto bene, davvero. Perché vi faccio prendere lo specchio, dicevo? Perché questa sera cerchiamo di sfatare qualche falso mito e soprattutto di acquisire qualche consapevolezza reale su quelle che sono le sopracciglia. Qualche consapevolezza reale. Ci togliamo un pochino di idee sbagliate, vediamo di sostituirle con quelle un po' più corrette. Condiviso e specchio preso, mi dicono benissimo. Claudia Marinescu, ciao Loredana, ciao, buonasera. Ma quanti siete stasera? Che bello avervi così tanti, è veramente un piacere. Allora, questa idea dello specchio mi è venuta in mente, a dirvi la verità, quando in questa settimana, che è stata una settimana molto intensa di corsi, abbiamo fatto corsi avanzati labbra, corsi avanzati sopracciglia e il corso anche base sopracciglia, ma in particolare durante il corso avanzato sopracciglia mi è venuta questa idea perché ho detto, mi sono anche reso conto, oltre che ho detto, che alcune volte, no, alcune volte, diciamo in generale, ci sono delle consapevolezze prese, date un po' per scontate a proposito delle sopracciglia, che in qualche modo impediscono la reale visione di quello che sono le sopracciglia. E per farvi capire questo, bisogna sempre fare un passo indietro, cioè facciamo un passo indietro e partiamo, ragioniamo come ragiona un artista, no? Se vi ricordate e avete visto, sicuramente vi ricorderete i disegni di Leonardo da Vinci, tanto per farvi un'idea, no? Senza volerci ovviamente, come dire, giustapporre, avvicinare troppo al grande genio, toscano, però diciamo che anche noi possiamo imparare qualcosa su quello che riguarda il metodo di lavoro. Mediamente lui, quando disegnava qualcosa, prima passava un sacco di tempo ad osservarlo. Ad esempio, una delle cose che si vedono più spesso è quando lui studiava il volo degli uccelli ed era assolutamente in grado di disegnare tutti i vari movimenti delle ali degli uccelli nelle varie posizioni dell'ala. Questo è riuscito a farlo, chiaramente, intanto perché era un genio, ma anche perché dedicava molte ore all'osservazione di questi dei pennuti, dei nostri amici pennuti. E l'osservazione a cosa serve? L'osservazione serve per evitare di farci, come dire, portare fuori strada da quelle che possono essere delle credenze che noi ci portiamo dietro sbagliate. Nel nostro campo possiamo attuare lo stesso sistema, lo stesso modo di ragionare e pensare che prima di dedicarci a tatuare le sopracciglia, a fare il trucco permanente sopracciglia. Sappiamo che in Italia, ma in generale è la stessa cosa, si può dire questa cosa senza problemi. Ecco, dicevo, per fare delle belle sopracciglia dobbiamo e dovremmo tutti noi che di sopracciglia ne facciamo il nostro mestiere, dedicare molto tempo all'osservazione delle sopracciglia. Cosa che spesso e volentieri non viene fatta nemmeno da chi ha già esperienza, nemmeno da chi ha già più capacità, da chi ha già, come dire, fatto molti lavori. Ecco che quindi questa sera faremo insieme questo lavoro e da oggi in poi voglio cercare di fare con voi delle lezioni sempre più interattive e vi voglio dire anche questo, che sicuramente vi piacerà. Ho intenzione di fare con voi delle dirette. Un altro format di dirette, un'altra forma proprio di diretta, dove vi farò lavorare, cioè voi vi procurerete il dermografo e farete degli esercizi in diretta mentre io sarò qui a spiegarvi come si fa. Ecco, non lo faremo a lunedì sera, lo faremo con un altro appuntamento fisso dove faremo degli esercizi in diretta tutti insieme. In questo modo sarà un po' come essere insieme a me. Allora, dicevo, al corso avanzato mi sono reso conto che questa cosa poteva essere molto molto utile. Allora, partiamo dall'inizio, quindi partiamo dall'inizio. E tanto per cominciare, dedicate adesso, proprio adesso, 10-15 secondi a guardare le vostre sopracciglia allo specchio.
vi renderete conto di un sacco di cosine di cui adesso parleremo. È il motivo per cui nella foto di questo video di questa sera si vede il mio viso grande con le sopracciglia grandi, perché faccio finta anche io di guardarmi un pochino allo specchio. Vedremo insieme alcune caratteristiche. Vi lascio 10 secondi e nel frattempo saluto le persone che si sono unite al video questa sera. Mina, Valentina, ciao, quant'è che non ti vedo Valentina, mi fa piacere che sei di nuovo qua con noi. Oliver, Johnny, ciao, ciao, eccoti. Loredana, Loredana. Ok, bene, allora vi siete guardati allo specchio. Io so che voi tutti chiaramente conoscete le vostre sopracciglia, nel senso che ve le siete viste da quando siete nate e quindi da quando siete nate conoscete la forma delle sopracciglia. Ecco, ma avete mai dedicato abbastanza tempo, ad esempio, a capire dove nascono i peli e come si incontrano tra di loro? Ecco, facciamo finta di essere dei disegnatori, e in qualche modo lo siamo un po' disegnatori, no? Facciamo finta di essere dei disegnatori e cerchiamo di capire quali sono le caratteristiche, facciamo finta di capire quali sono le caratteristiche delle sopracciglia vere, in modo che quando noi le andiamo a disegnare, le riusciamo a disegnare in un modo corretto, coerente, adeguato. E questo non è assolutamente intuitivo come sistema, cioè non è così facile ragionare in questo modo perché non siamo abituati a fare questa cosa, anche per una questione di economia di pensiero, di economia logica di pensiero, tendiamo sempre a semplificare le cose. E qua cominciamo a togliere uno dei primi errori che si fanno sempre e che è un tipico modo di ragionare. Diciamo così, da dilettante, no? Da dilettante e non da professionista, che l'errore è questo: pensare che le sopracciglia siano uguali tra di loro. Intendo dire, il sopracciglio destro, questo è il mio destro e questo è il mio sinistro, probabilmente voi vedete al contrario, no? Perché è evidente, però diciamo, il sopracciglio destro e il sopracciglio sinistro non sono uguali. Ecco, quindi l'idea che dobbiamo farli uguali e che quindi, ad esempio, quando andiamo a tatuare i pelettini li dobbiamo fare assolutamente uguali, ecco, questa idea è sbagliata. Questa idea è sbagliata perché? Perché in natura non esistono visi con le sopracciglia uguali, o se esistono sono molto rari. La gran maggioranza delle nostre clienti avrà sopracciglia parecchio diverse, non solo nella forma. Attenzione, perché nella forma uno potrebbe dire: sì, ma la forma io la aggiusto, sono qui apposta. Certo, nella forma noi possiamo renderle molto simmetriche, renderle perfettamente uguali, ma io intendo proprio nella loro composizione. Quindi nella forma, o meglio, nella direzione in cui crescono i peli, ad esempio, nel modo in cui questi peli si incontrano tra di loro, ecco, e questo crea delle difformità per quanto riguarda, ad esempio, la luce. Perché quando i peli crescono in una direzione verso l'alto, il sopracciglio prende più luce e si illumina. Quando i peli invece hanno una direzione più orizzontale, inevitabilmente creano ombra nella zona sottostante. Quindi, ad esempio, se avessimo un sopracciglio destro con i peli messi in una direzione diversa, ad esempio più orizzontali di quelli sinistri, di quella sinistra, noteremo che il sopracciglio sinistro inevitabilmente è un po' più luminoso di quello destro. Ora, voi guardate bene le vostre sopracciglia e io come dire, intanto saluto Monica De Stefani, saluto Monica anche Gergeluca, ciao, benvenuta. Ecco, qua ci sono, buonasera, il nostro corpo è asimmetrico, certamente, tutto il nostro corpo, le mie sono diverse anche nella direzione dei peli, certamente, anche le mie sono molto diverse nella direzione dei peli, anzi, forse così riuscite a vederle meglio. Decisamente diverse nella direzione dei peli. Ecco, vediamo, io adesso prendo una foto e cercherò di utilizzare questa foto come esempio per farvi capire cosa dico. Questa foto è di una, come vedete, di una bellissima ragazza, particolare, un fototipo molto chiaro, ecco, quindi, però quello che interessa a noi è la visione delle sopracciglia. Vediamo un po' se così riesco a farvele vedere ancora meglio. Ecco qua, perfetto. Dunque, come vedete, è proprio evidente ed è molto palese, ad esempio, che queste sopracciglia non iniziano allo stesso modo. Cioè, la direzione del pelo che troviamo in questo sopracciglio non è la stessa che troviamo su questo sopracciglio, nello stesso punto del sopracciglio. Ora vediamo se riesco anche a darvi.
Ok, vedete questa zona qui ha il pelo che va in una direzione decisamente diversa rispetto a questa zona qui, e in particolare vedete la direzione di questi peli inizialmente è questa, mentre la direzione di questi peli è questa. Quindi questa direzione, eppure stiamo parlando della stessa zona, delle sopracciglia. Ecco, la stessa zona delle sopracciglia. Mi sembra abbastanza chiaro. Andiamo ad analizzare le altre zone del sopracciglio. Ok, allora guardiamo questa parte del sopracciglio e questa parte del sopracciglio. Guardate i peli che da qui vanno in questa direzione. E guardate invece questi come tirano più verso il basso e soprattutto, vabbè, mancano addirittura. Quindi qui abbiamo una direzione di questo tipo. Qui invece abbiamo una direzione di questo tipo. Estremamente diverse l'una dall'altra. Estremamente diverse l'una dall'altra. Cioè, cominciamo a renderci conto di quanto siano diverse le sopracciglia. Eppure, possiamo, senza timor di sbagliare, dire che questa sia una bella ragazza con delle sopracciglia piuttosto in ordine, piuttosto simmetriche. Piuttosto in ordine, piuttosto simmetriche, assolutamente. Cioè, non siamo di fronte a una persona con le sopracciglia problematiche. Ecco, cerco un'altra foto che magari potrebbe essere ancora più utile. Vediamo un altro viso, eccolo qua, con delle altre sopracciglia. In questo caso abbiamo una simmetria maggiore, perché da entrambe le parti la prima parte tira verso l'alto e poi, diciamo, le sopracciglia si incrociano in un modo che è molto simile a destra e sinistra. Io ho preso delle foto, diciamo così, delle foto dove si potesse vedere bene il viso. Vediamo, ecco qua, qua si vede ancora meglio, qua si vede proprio bene. Guardate questa foto, riusciamo a vedere veramente bene quali e quante differenze ci sono in queste sopracciglia. Vedete queste come sono molto più orizzontali? Perché noi vediamo questa zona, questi peli che tirano verso il basso, quindi in questa direzione, mentre qua in quest'altra zona qua, che è il simmetrico, diciamo, dalla parte opposta, i peli tirano in questa direzione, totalmente in questa direzione. Ok? Quindi, adesso vi lascio 10 secondi, per osservare bene le vostre sopracciglia allo specchio e valutate la simmetria della direzione dei peli. Quindi mi scriverete poi qua nei commenti se la direzione dei vostri peli è uguale a destra, a sinistra, e vediamo un pochino se anche voi riuscite a notare questa cosa. Sono abbastanza certo che sia così anche per voi. Nel frattempo il vostro commento, Katy scrive: vedo questo ragionamento molto giusto, il problema però sta nel farlo capire alle clienti. Si può provare a spiegare questa cosa, ma so con certezza che molte clienti avrebbero da lamentarsi. Allora, non è importante quello che pensano le clienti in questo caso, perché noi siamo tra professionisti, siamo tra esperti di sopracciglia, o almeno così dovremmo essere, e questo è un discorso tecnico che facciamo tra di noi. E attenzione, alcune cose molto tecniche non vanno dette così brutalmente, duramente alle clienti, perché evidentemente non le possono capire. Cioè, se voi andate a sentire un convegno medico, i medici tra di loro si spiegano delle cose difficilissime, ma poi quando devono spiegare al paziente che tipo di patologia ha, lo fanno con parole semplici e non lo fanno certamente spiegando queste cose. Ora, è chiaro che se noi diciamo alla cliente che ha le sopracciglia diverse, non capirà. Ma se
Come spiego bene ai corsi avanzati sopracciglia, se noi ne teniamo conto, il risultato finale sarà molto, molto, molto migliore. Ora vediamo un pochino. Ciao Fede, Federica, ciao, benvenuta, ciao, ciao, ciao. Ok, ecco, le mie sono diverse anche nella direzione dei peli, ecco, cominciate a scriverci, a scrivere, a rispondere. Ok, scrivetemi, scrivetemi come vedete le vostre sopracciglia, così facciamo, portiamo avanti un discorso insieme, Scrivetemi, scrivetemi. Nel frattempo, se non l'avete ancora fatto, potete condividere il video su Facebook, questo ci aiuterà ad essere più persone e sarà molto più interessante essere tra di noi. Allora, quindi, cominciamo, come dicevo, a togliere ciò che di sbagliato abbiamo nelle sopracciglia, come dire, di sbagliato intendo le credenze sbagliate, cioè il modo di pensare sbagliato, perché se noi pensiamo che le sopracciglia debbano essere per forza simmetriche, ad esempio, ci troveremo a fare un lavoro di questo tipo, no? Se io ad esempio mi vado a disegnare ipoteticamente delle sopracciglia, adesso vado a caso velocemente, tanto per, ecco, mi disegno delle sopracciglia sulla nostra cliente, le dobbiamo fare simmetriche, quindi ci ragioniamo sul fatto che le dobbiamo fare per forza simmetriche, e allora cominceremo a fare i peli e li facciamo, ci lavoreremo tantissimo in modo da fare tutti i pelini che siano perfettamente uguali a destra e a sinistra, che per carità la cosa in sé non è male, per carità, ecco, io adesso sto facendovi vedere, però questo tipo di costruzione, ora non vado avanti perché non è necessario, ma questo tipo di costruzione così perfettamente simmetrica a destra e a sinistra, vabbè, vi lascio la forma sotto se non lo vedete, questo tipo di costruzione può andar bene, ma vi assicuro che questo tipo di costruzione sulla carta, sul foglio è bellissima, sulla cliente potrebbe benissimo non essere adeguata. Perché? Perché questo tipo di costruzione, cioè questa simmetria forzata, e cioè fare tutto uguale a destra e a sinistra, di certo non tiene conto dell'unicità delle sopracciglia delle nostre clienti. Di certo non ne tiene conto, perché se noi partiamo a fare le sopracciglia uguali per forza e senza pensare, quindi le facciamo uguali, punto e basta, inevitabilmente le faremo, non andremo incontro a quelle che sono le sopracciglia vere delle clienti. Quando abbiamo fatto il corso questa settimana di sopracciglia realistiche, quindi dell'effetto pelo per pelo, una delle cose era proprio questa, cioè tenere conto dell'unicità di ogni sopracciglio, tenere conto dell'unicità di ogni cliente. Poi è vero, ovvio, che se io devo disegnare su un foglio ho molta più libertà, posso fare un sacco di cose, poi invece quando mi trovo a tatuare, quindi ho alcuni limiti che sono imposti dalla pelle, e di questi limiti devo tenerne conto, perché è chiaro che io sul foglio posso fare tutte gli incroci che voglio, le ombre e tutto quello che voglio, e insomma trovare qualche cosa che somigli tantissimo alle sopracciglia naturali magari è molto bello, magari è molto interessante, mettendoci anche un po' di ombreggiatura, magari vediamo un po' di ombreggiatura di come potrebbe essere qualcosa del genere, perché mi hanno insegnato che si fa l'ombreggiatura, qualcosa del genere, e ti dici wow, fantastico questo lavoro, creiamo un sopracciglio di questo tipo che è molto verosimile, perché dal punto di vista del disegno un sopracciglio di questo tipo è un sopracciglio assai credibile, assai verosimile, come disegno funziona bene, ecco, però una cosa del genere se noi la facciamo sulla cliente diventa un disastro, perché ci sarebbe troppo colore, troppo pigmento, troppi tratti, troppo di tutto, troppo. Quindi attenzione a non farvi prendere la mano, e soprattutto attenzione, questo lo dico perché io vedo online, vedo su Instagram, su Facebook, tutta una serie di personaggi che incitano alla over treatment, cioè a fare troppo lavoro, cioè vedo pubblicità che spiegano e pubblicizzano sopracciglia iperrealistiche, superrealistiche, mega realistiche, fantasmagoricamente realistiche, dove si vedono lavori di questo tipo. Ora chiaramente io adesso l'ho fatto velocemente, ma dove c'è tanta roba,
Questi lavori, poi, una volta fatti sulla pelle, mostrano tutti i limiti che hanno effettivamente, perché è sbagliato il progetto, perché non tiene conto del supporto su cui noi stiamo lavorando, che è appunto la pelle, no? E quindi è chiaro che se io devo fare un disegno, se io vi facessi vedere questo e vi dicessi venite, vi spiego come si fa questa cosa, oh wow, fantastico, Stefano ci spiega come si fanno le sopracciglia realistiche, sì, ma io te l'avrei spiegato, cioè se voi vedete questo, io vi spiego come si fanno a disegnare se devo fare un quadro, no? Ma se devo fare del trucco permanente, questa cosa qui non è fattibile, non è possibile, non è realizzabile nella realtà. E infatti queste sopracciglia che io poi vedo fatte dal vivo si dimostrano sempre dei grandi fallimenti. Nel corso avanzato, come dire, spiego molto bene che questi limiti, perché se noi conosciamo i limiti sappiamo anche come muoverci. A proposito, lo dico per tutte le persone che me l'hanno chiesto, perché il corso avanzato di Genova è stato bellissimo e però per molte persone Genova era poco raggiungibile per una serie di motivi. Allora, ci saranno nuovi corsi avanzati a Milano e a Roma. Allora vi do anche le date. Allora, a Milano facciamo l'11 e il 12 novembre il corso avanzato sopracciglia, poi a questo dovremo attaccarci anche un corso avanzato labbra, e poi faremo il invece 2 e 3 di dicembre a Roma il corso avanzato sopracciglia, al quale attaccheremo anche il corso avanzato labbra. Quindi sia che voi siate del nord Italia, sia che voi siate del centro sud Italia, potete, come dire, frequentare questi corsi. Se volete informazioni, vi basterà cliccare dove vedete info sui corsi nella descrizione del video e troverete il modo per partecipare. Ok, perfetto. Federica scrive: è difficilissimo, si riferisce alla costruzione delle sopracciglia. Quando facevo microblading mica riuscivo a farle al 100% uguali. Beh, certo, ma mettiamo anche il caso che si riuscissero a fare 100% uguali, come dire, non sarebbe un lavoro funzionale per la cliente, perché le clienti hanno, come abbiamo visto dalle foto e come siete viste voi allo specchio, una situazione che è assolutamente diversa a destra e a sinistra. Ok, intanto mi state scrivendo molte cose, vediamo un po' nella chat. Allora, io credo che le mie vadano a specchio l'una dall'altra nella stessa direzione opposta. Bene, Johnny, sei simmetrico, bene. Le mie sono abbastanza regolari, bene, ma infatti non tutte sono irregolari, ma molte lo sono. Le mie sopracciglia, oltre che, vedi, Ilaria scrive, le mie sopracciglia, oltre che con direzioni diverse, sono soprattutto ricce, direi mosse. Beh, questo probabilmente è dato da il tuo pelo naturale, che evidentemente è abbastanza lungo e nel crescere cresce in maniera un po' più irsuta. Di conseguenza si arrabbiano un pochettino le sopracciglia. Poi le mie sono tatuate, ho pochissimi peli. Buonasera Iole Castigliana. Buonasera Deborah, ciao. Buonasera Alessia. Oh, buonasera a tutti. Ecco, Johnny mi scrive: una volta ti mostrai il disegno sul foglio delle sopracciglia e mi dicesti che non erano fattibili con il dermografo. Ah, ok, il tuo O era per il corso di Roma, come dici? Oh, ecco, e questo era Alessia Carbone. Oh, sì, il corso di Roma abbiamo deciso di inserirlo in programma, anche se inizialmente pensavo di farlo dopo Natale, cioè quindi con l'anno nuovo, ma perché letteralmente mi avete inondato di richieste, perché molte, a dire la verità, volevano venire già questa volta a Genova, ma veniva molto lontano arrivare fino a Genova, e allora abbiamo deciso di avvicinarci noi, e quindi verrò io personalmente, come sempre in tutti i miei corsi, a Roma ai primi di dicembre. Come vi dicevo, il 2 e il 3 di dicembre faremo sopracciglia e poi attaccheremo probabilmente anche quello labbra. Vediamo un pochino anche voi cosa volete fare, ok? Intanto si è aggiunta anche con noi, a noi, Silvia Prampolini, che saluto con grande affetto. Silvia ci sta ascoltando dalla Spagna, e Silvia ve lo posso anche dire, è la responsabile dei corsi Lux in Spagna, quindi ormai è ufficiale, faremo i corsi in Spagna, andrò in Spagna, girerò diverse città della Spagna con i nostri corsi, sia iniziali che avanzati. Abbiamo qui Silvia,
che è la persona che, diciamo così, ha preso questo onore, onere e faremo un sacco di belle cose insieme. Bene, benissimo, inizieremo con Siviglia. Per chi fosse da quelle parti e mi segue sa che all'inizio 2020 inizieremo con Siviglia. Bene, ok. Ilaria scrive, quindi andrebbero accorciate prima di tatuare? Beh, no, non direi, non sempre. Però adesso non voglio parlare di questo, altrimenti può diventare un problema perché diventa troppo lunga la lezione. Abbiamo anche Enrica, ciao Enrica Franzoni. Allora, quindi abbiamo capito che non sono uguali le sopracciglia, ma noi dobbiamo parlare, e io vi voglio parlare, di come sono fatte le sopracciglia. Ecco, quando parliamo di come sono fatte le sopracciglia, io mi metto anche nei panni di chi magari mi segue per le prime volte. Sono i primi video che vede e che quindi ha bisogno di imparare un po' di cose su come sono fatte le sopracciglia. E allora vediamo di partire proprio da capo capo capo. Quando noi vediamo e decidiamo di, cerchiamo di capire come sono fatte le sopracciglia, noi dobbiamo anche capire che le sopracciglia non stanno in piedi da sole così, ma ogni pelo delle nostre sopracciglia, ogni pelo delle nostre sopracciglia ha. Quindi ogni pelo che noi vediamo così, questo è un po' troppo grosso, ma diciamo così, un pelo di questo genere, che vediamo uscire dalla pelle in questo modo, in realtà ha una parte interna, e ha un bulbo che praticamente è la sua radice. Questo bulbo sta all'interno della sua casetta, all'interno della pelle, che ora vediamo. È il bulbo pilifero, appunto. Il bulbo pilifero si chiama così perché tutte le volte che voi sentite fero alla fine di una parola in italiano, come frigorifero, no? Ad esempio, che è un'altra parola che finisce con fero, no? Quindi pilifero vuol dire che da lì arriva il pelo. Pilifero vuol dire che porta il pelo, come il frigorifero porta il freddo, e come voi sapete bene che Lucifero è l'angelo caduto, secondo la tradizione cristiano-cattolica e cristiana in generale, l'angelo caduto Lucifero era quello che appunto portava la luce, ok? Ma potete sbizzarrirvi a cercare le parole che finiscono con fero, che è un verbo latino che ho studiato molto quando ero giovane. All'epoca non lo capivo, adesso lo studio meno, ma lo capisco di più, ok? Bene, quindi bulbo pilifero. Per farvi capire bene questa cosa, io vi faccio di solito un disegno per farvi capire quindi com'è fatta la pelle e da dove partono i peli. E come sapete, io vi faccio sempre questo disegno che ormai è diventato mitico e che farà parte della copertina del libro che uscirà, il libro che sto scrivendo con tanta fatica nel tempo che ho poco a disposizione. Ecco, qua dove sono segnate l'epidermide, il derma e l'ipoderma in maniera molto schematica e che servono per fare le lezioni di trucco permanente. Però, come dire, se io vi devo spiegare in maniera un po' più analitica come è fatta la pelle, anche se questo meraviglioso disegno che faccio sempre va bene, non è abbastanza preciso. Allora questa sera vi ho portato qualcosa di un po' più preciso, di un po' più come dire, giusto, giusto, diciamo così, un po' più fisiologicamente corretto. Anatrofin, ciao, buonasera. Ed ecco qua questa foto, ok? Iole scrive, io vorrei fare il corso avanzato labbra. Beh, Iole, non c'è nessun problema, se vuoi fare il corso avanzato labbra, ti basterà scrivere dove c'è scritto info sui corsi, clicchi lì e potrai avere tutte le informazioni. Anna Rita, giustamente, brava, dice Gambora, dice Bulbo, il follicolo pilifero, so che avete studiato, io appositamente non ho usato termini particolari perché volevo prima farvi vedere la foto, che è questa qui. In questa foto noi vediamo, è una foto abbastanza precisa, dove vediamo l'epidermide, è in inglese ma si capisce, il derma e l'ipoderma, vedete che è un po' come lo faccio io, ecco, vedete che io faccio sempre questa sorta di curvatura, ecco, perché questa qua è, diciamo, il modo con cui il derma si collega all'epidermide, no? Ok. Ecco, quello che vorrei farvi notare è proprio il pelo, come vedete qua, questo hair, c'è scritto hair, come quanto va in profondità e il follicolo, quindi il follicolo che è, diciamo così, la casetta
del nostro pelo, il follicolo va nel derma, addirittura una parte del follicolo si trova nella parte più profonda della pelle, che è l'ipoderma. Ora non stiamo a parlare, qua sono segnate molto bene, un bel disegno di queste cellule epiteliali che rivestono il follicolo internamente. Ecco, la cosa importante da capire è che il pelo naturale è abbastanza in profondità, va abbastanza in profondità. Questo ci aiuta molto a capire come sono fatti i nostri peli e soprattutto ci possiamo rendere conto che ci può stare che abbiano direzioni diverse, perché la direzione di uscita del pelo dipende proprio da quanto è inclinato il nostro follicolo. Quindi è come dire la galleria, il follicolo, dalla casetta del nostro pelo dal quale esce il pelo, se è molto dritto e il pelo uscirà in un certo modo, se invece è un pochino inclinato uscirà in un altro modo. E questo è il motivo per cui, ad esempio, tutte le persone hanno i capelli, se parliamo dei capelli, alcuni hanno i capelli lisci, altri hanno i capelli ricci. La differenza sta proprio nell'inclinazione del follicolo pilifero, che, come potete ben immaginare, quando è molto inclinato dà origine a peli che tendono ad arricciarsi. Quindi se questa cosa non vi era mai venuta in mente, è una curiosità interessante. Andiamo a vedere noi quando andiamo a tatuare dove andiamo. Ecco, quindi la pelle è, diciamo, il tessuto sul quale noi andiamo a disegnare, a tatuare, no? Quindi noi dobbiamo conoscere la pelle, ecco, e le sopracciglia partono dalla pelle. Se io devo spiegare come sono fatte le sopracciglia, devo spiegare prima di tutto come è fatta la pelle. Vediamo velocemente, perché non voglio fare una lezione di fisiologia della pelle, ma il concetto sono questi tre strati, il cui primo strato, o meglio quello più superficiale, è formato di cellule ormai morte che tendono a essere esfoliate, come tutti sappiamo. Il secondo tessuto, la seconda parte, diciamo che è la parte che dove comincia il tessuto vivo, diciamo così, che è il derma, e poi l'ipoderma, che è la parte sottostante. Alcune cose che noi vediamo qua le conosciamo molto bene, come questi, che sono i capillari, che nella parte più superficiale sono proprio sottilissimi, sono proprio capillari, mentre più si va in profondità diventano grossi. È il motivo per cui se si tatua troppo profondo si sanguina e non va bene. Vediamo alcune cose interessanti, come ad esempio i macrofagi, che sono queste cellulette qui che vengono segnate in colore verde e sono quelle che causano, no, la diminuzione del colore del pigmento nel tempo, no? Quindi è grazie ai macrofagi che il pigmento viene espulso dalla pelle. Ora non vi voglio fare qui una lezione, perché sono cose che spiego molto bene ai corsi e adesso non è neanche il momento di farlo. Una cosa importante, vedete questo tipo di ghiandole. Questa ad esempio è la ghiandola sudoripara, cioè quella che produce sudore, eccola qua. E questa è una ghiandola invece sebacea, è la ghiandola che produce grasso, ok? Su questa mi soffermo un pochettino, perché come vedete la ghiandola sebacea produce grasso, il grasso viene immesso esternamente, direttamente sul pelo, e tramite proprio il follicolo si va poi a depositare sulla parte più superficiale dell'epidermide, creando insieme ad altri materiali, diciamo così, che sono contenuti nella pelle, quello che viene chiamato si chiama film idrolipidico, che ha tutta una serie di funzioni per la nostra pelle. Ora Adina dice ciao da mio figlio Christian, ciao Christian, benvenuto. Ok, e una cosa importante che voglio farvi notare, e questo vi servirà per zittire chi straparla senza sapere di cosa sta parlando, è proprio, parliamo di ghiandola sebacea. Come vedete la ghiandola sebacea da qui produce sebo, il sebo, diciamo così, lo possiamo chiamare più semplicemente grasso, che viene immesso nel follicolo e viene espulso verso l'esterno. Ora, quando noi troviamo la pelle grassa, come dico sempre, è grassa sopra. Perché? Perché il sebo parte da qui, segue il pelo e poi si riversa sull'epidermide qua sopra, così. Ma il sebo non viene riversato dentro la pelle. Il sebo dentro la pelle non c'è,
Quindi la pelle quando è grassa sopra, non dentro. La pelle è grassa sopra, non dentro. Quindi si può benissimo tatuare, basta pulirla bene sopra e sgrassarla nella parte esterna, ma la parte interna della pelle non è grassa. Quindi quando sentite dire che la pelle grassa non si può tatuare, no, assolutamente no. Quindi voi che state iniziando a lavorare e che magari non avete ancora sentito una spiegazione di questo tipo, mi raccomando, dovete sapere che la pelle è grassa sopra, non è grassa dentro. E quindi siccome noi tatuiamo dentro, non tatuiamo sopra, che la pelle sia grassa sopra ci interessa molto poco. Noi la puliamo, la disinfettiamo, quindi togliamo tutto il grasso anche in eccesso che c'è e poi tatuiamo sotto senza alcun problema. Sono altri i tipi di pelle che ci creano problemi, non certo la pelle grassa, perché la pelle non è grassa. La pelle, se vogliamo essere più precisi, è una pelle che sovrapproduce sebo. È un sebo non, diciamo, non classico, diciamo così. Quindi questa sovrapproduzione di sebo però non è interna, ma è esterna. Quindi una volta pulito sopra, dentro si può tatuare tranquillamente. Io ci tengo molto a dirvi questa cosa perché purtroppo sento dire spesso che la pelle grassa non può essere tatuata e non c'è niente di più scorretto o non corretto dal punto di vista fisiologico, e anche perché, voglio dire, io lo faccio regolarmente, moltissime persone lo fanno regolarmente e altri tipi di pelle ci creano problemi. Io dedico proprio una parte del corso iniziale proprio a spiegare quali tipi di pelle ci danno problemi e come affrontare questi tipi di pelle. Ora, questa sera non abbiamo tutto questo tempo, se vi farà piacere frequentare un corso bene, se no se continuate a seguire i video sicuramente in qualche video spiegherò anche questa cosa. Bene, ok, direi che sulla composizione della pelle non voglio dirvi altro, per il semplice fatto che non vi voglio tediare. Anche se so che è interessante perché noi lavoriamo e lavoriamo su questo tessuto, su questo organo che è la pelle. Se dobbiamo essere precisi, la pelle è un organo, e in particolare è l'organo più grande che abbiamo nel nostro corpo, ma anche lì non voglio fare una lezione di fisiologia. Quello che dobbiamo noi sapere è che il nostro obiettivo dov'è? Il nostro obiettivo è il derma. Noi dobbiamo arrivare con l'ago sul derma. Quindi quando ci poniamo la domanda come sono fatte le sopracciglia, prima di tutto sono fatte di pelle, perché noi non possiamo prescindere dalla pelle quando facciamo il lavoro e il mestiere del trucco permanente. Noi ricostruiamo delle sopracciglia e andiamo a ricostruire le sopracciglia sulla pelle. Quindi dobbiamo conoscere la pelle. Ora voi vi potete rivedere questo video che ho fatto questa sera, dove molto velocemente vi ho dato un pochino di fisiologia della pelle, ma volendo potete approfondire molto di più, molto facilmente online trovate veramente tantissime spiegazioni. Allora, intanto qua avete scritto qualcosa. Roberta scrive: in pratica dobbiamo restare nella giunzione dermo-epidermica per non far sanguinare. No, Roberta, no, perché la giunzione dermo-epidermica, io adesso non volevo utilizzare parole così complesse, però ve la faccio vedere qui. In pratica è questa curva, questa S continua che viene fatta, questa giunzione dermo-epidermica, perché chiaramente è la giunzione tra il derma e l'epidermide, è proprio, diciamo, appunto, come dire, una separazione tra le due tipologie di tessuto. Noi dobbiamo invece andare nel derma, perché se restassimo qui nella giunzione rimarremo troppo superficiali. Invece il nostro ago, facciamo finta che sia questo, il nostro ago deve raggiungere il derma. Attenzione a non andare troppo profondo, perché sennò facciamo troppo sanguinare. Attenzione a non stare troppo in superficie, altrimenti il pigmento verrà esfoliato. Quindi non dobbiamo rimanere nella giunzione dermo-epidermica, ma dobbiamo superare la giunzione dermo-epidermica e andare a finire in questa zona qui, dove abbiamo appunto anche un minimo di sanguinamento. È normale avere un minimo di sanguinamento, è assolutamente normale avere un minimo di sanguinamento, e anche, vi faccio notare anche un'altra cosa che non ho detto ancora, anche un minimo di dolore. Anche un minimo di dolore ci deve essere ed è normale. Perché? Perché come vedete i nervi, quindi
la parte che recepisce il dolore, diciamo così. Poi in realtà le terminazioni nervose esistono di diverso tipo, ma ripeto, non voglio farvi una lezione di fisiologia. Però le terminazioni nervose arrivano qui sulla giunzione dermoepidermica e se noi non le tocchiamo, la cliente non sente nulla, ma se noi andiamo come dobbiamo andare nel derma, la cliente un po' di pizzichino lo deve sentire inevitabilmente, perché noi andiamo comunque a stimolare queste terminazioni nervose. Se andiamo troppo profondo, stimoleremo un numero maggiore di terminazioni nervose, quindi la nostra cliente sentirà molto più male e quindi staremo, oltre che a far sanguinare di più, staremo anche facendo più male alla cliente. Johnny scrive: la parte dell'epidermide quanto è profonda? Beh, difficile dirlo per un semplice motivo, perché, come dire, l'epidermide, e se vogliamo lo vediamo meglio qua, l'epidermide è diversa dai vari tipi di pelle. Se abbiamo una pelle inspessita, ad esempio, è più grande, una pelle assottigliata, è più sottile, è una misura che è difficile dare in maniera fissa. Vi posso dire così, per esperienza, che stiamo, diciamo, nell'ordine del millimetro, ma spesso è meno di un millimetro, spesso è meno di un millimetro. Diciamo che un millimetro è già un'epidermide abbondante, direi che è meno di un millimetro. Siamo sicuramente a meno di un millimetro. Ecco che quindi tornano un pochino i conti, no? L'epidermide è circa un millimetro, un po' meno di un millimetro, e quindi quando noi dobbiamo lavorare, quando io dico dobbiamo penetrare di circa un millimetro e mezzo, 2 mm, è proprio perché dobbiamo andare nel derma. E per penetrare di un millimetro e mezzo, due, dobbiamo regolare la fuoriuscita dell'ago a circa 2,5-3. Una cosa del genere, vedete come tornano i conti sempre alla grande, basta sapere cosa si sta dicendo. Ok, allora, quindi come sono fatte le sopracciglia? Prima di tutto sono fatte di pelle, è la parte che sta sotto, ma il fatto che stia sotto non vuol dire che non ci sia, no? È come dire che se noi vediamo un'automobile. Com'è fatta l'automobile? Beh, è fatta della carrozzeria. Beh, ma dentro la carrozzeria c'è un sacco di altra roba, no? Ecco, quindi la stessa cosa. Come sono fatte le sopracciglia? Sono fatte di peli, certamente, ma prima di tutto di pelle. E a noi interessano i peli per quello che riguarda la parte puramente estetica. Quindi possiamo fare uno schemino per capire questa cosa, no? Quindi a noi interessano i peli, certo, perché i peli ci servono dal punto di vista estetico. E ci interessa invece la pelle perché ci serve dal punto di vista tecnico. E noi non possiamo prescindere né dall'uno né dall'altro se vogliamo fare un buon lavoro. Quindi dal punto di vista tecnico ci serve perché dobbiamo capire come, quanto, dove, perché tatuare, quale ago usare, quale colore usare, via dicendo. Dal punto di vista estetico invece ci serve perché noi, se dobbiamo ricostruire un sopracciglio e renderlo più reale, più credibile possibile, dobbiamo ovviamente avere anche, come dire, una visione estetica, e il pelo naturale ci aiuta moltissimo da questo punto di vista. Sofia mi scrive: quando siete a Milano? Allora, a Milano a fare il corso avanzato sopracciglia sarò l'11, il 12 di novembre, poi attaccheremo anche, come dicevo, il corso labbra. E poi ci sarà anche il corso dei piccoli tatuaggi, il corso dei piccoli tatuaggi, vi siete già iscritti un sacco, sono contentissimo, vi è piaciuto tantissimo, c'è ancora posto, ancora qualche posto c'è a disposizione, il corso dei piccoli tatuaggi che, come dico io, e lasciatevelo dire da uno scemo, come si dice a Genova, mi raccomando, il corso dei tatuaggi è, diciamo, il modo più rapido per riempirvi l'agenda, mai soldi saranno stati spesi così bene, fidatevi che è così, dopo mi direte che avevo ragione. Invece, per chi vuole fare un corso iniziale nella zona di Milano, avendolo fatto la settimana scorsa, potrà partecipare ai corsi che faremo a novembre a Como. Como
Como è abbastanza vicino a Milano, quindi se siete della zona di Milano, potete fare il corso iniziale a Como a fine novembre, ma sempre cliccando su info sui corsi troverete tutte le date e tutto quanto. Alessia mi scrive: "E dai, a Roma quando?" A Roma lo facciamo, te l'ho già detto, il 2 e il 3 di dicembre, al quale attaccheremo anche il corso avanzato Labbra. Ah, forse tu intendevi quando fare a Roma il corso piccoli tatuaggi? Beh, allora, se abbiamo una buona richiesta, è possibile che lo faremo nella stessa settimana, perché io così riesco a ottimizzare i viaggi. Perché, come voi sapete, io giro moltissimo l'Italia, ormai lungo e largo, costantemente. Cerco di ottimizzare i viaggi in modo da non fare più chilometri del dovuto. Perché se devo venire a Roma a fare 2 giorni di corso, poi a Milano, poi di nuovo a Roma. Questo mi spezza un po' le ossa, allora mi conviene stare a Roma tutto il tempo necessario per fare i corsi che servono e poi spostarvi. Ok? Quindi piccoli tatuaggi, direi che possiamo tranquillamente unirlo nella stessa settimana, però adesso vediamo un pochino se abbiamo, io l'ho appena detto adesso per la prima volta, quindi diciamo che avrei comunque detto dopo la data anche di Roma, vediamo. Direi che si può organizzare di attaccare dietro anche un piccolo tatuaggio su Roma, ok? Comunque è la settimana del 2-3 di dicembre, per chi sta a Roma, dintorni di Roma. Mi chiedono anche in Puglia quando, mi dicevo qua in Puglia quando? Allora, la Puglia è strana nel senso che ho diverse, direi anche parecchie allieve dalla Puglia, che però, siccome avevano fretta, sono tutte venute in periodi diversi, in città diverse, Bologna, Milano, Como, Venezia, quindi a Roma sono venute diverse dalla Puglia. Quindi dalla Puglia è sempre così, non facciamo in tempo a organizzare un corso perché chi si iscrive viene e partecipa a qualche altro corso, ok? Ale Makeup scrive: "Io e Alessia ci siamo." Sì, yeah, vi aspetto, vi aspetto. Allora poi basta che ci sentiamo, vabbè, ma tanto noi ci sentiamo nel gruppo di lavoro perché voi avete già frequentato il corso, quindi sono il corso iniziale, sono molto contento di tutto questo. Bene, allora mi bevo mezzo bicchiere d'acqua e vado avanti. Intanto qua, ecco, mi raccomando, acqua del rubinetto come al solito. Non per favorire Greta Thunberg, ma della quale mi frega pochissimo, però quello che mi interessa invece è bere l'acqua del rubinetto perché io sono un grande, grande sostenitore dell'acqua pubblica. L'acqua non deve, non dovrà mai essere privata. Il giorno che ci tolgono l'acqua siamo veramente rovinati e quindi l'acqua sempre pubblica. Io mi rifiuto di comprare l'acqua. A meno che non mi trovi veramente, non so, boh, in montagna e abbia bisogno di bere un po' d'acqua e devo comprarmi la bottiglietta. Ma se sono a casa, bevo dal rubinetto, ok? O dal bronzino, come si dice a Genova. Andiamo avanti, dicevo. Allora, quindi, la pelle e i peli, così sono fatte le sopracciglia. Ora vediamo di dare un nome alle varie parti che compongono il sopracciglio, ok? Quindi, se noi abbiamo un sopracciglio, dobbiamo cercare di capire come è fatto un sopracciglio? Quali sono le zone, le parti che compongono un sopracciglio? Ok? Ok, bene, questo è il nostro sopracciglio, più o meno, su per giù. Vediamo di capire quali parti compongono il sopracciglio e diciamo così un po' di anatomia del sopracciglio, anzi fisiologia del sopracciglio, ok? Questo perché almeno quando parliamo tutti la stessa lingua. Qui dice: "Presa direttamente dalla fonte naturale in montagna l'acqua." Sì, certo, sapete che io vado d'inverno, mi piace andare in montagna a fare delle belle passeggiate e quando posso bevo dal rubinetto anche lì sempre. Allora, anzi, l'acqua bevuta dal rubinetto in montagna è un'esperienza mistica, veramente buonissima. Allora, vediamo un po'. Quali sono le parti del sopracciglio? Prima di tutto, questa zona del sopracciglio si chiama testa. La testa del sopracciglio, momento che metto un pochino più a fuoco perché mi sembra che non sia proprio tantissimo a fuoco. Eccolo qua, così è più a fuoco. Ok, la testa del sopracciglio, fondamentale. Quindi quando vi parlo della testa del sopracciglio vi parlo di questa zona. Poi abbiamo il corpo del sopracciglio, il corpo del sopracciglio. Ok? Quindi questa, quando parliamo del corpo del sopracciglio, parliamo di questa zona, sostanzialmente quindi di tutta questa parte, tranne di questa testa. Ora, ovviamente, una parte di corpo e una parte di testa si intersecano, perché è difficile valutare e dare una misura e dire la testa finisce qui e
il corpo finisce lì. Ecco, questo quindi va un po' alla cliente volta per volta. Poi questa zona invece si chiama coda del sopracciglio, quindi questa è la coda del sopracciglio. Ecco, quindi mi raccomando, coda, corpo e testa. Importantissimo, coda, corpo e testa. In questo modo non ci potremo mai sbagliare. Quando voi guardate la vostra cliente e guardate i peli, dovete prima di tutto capire come sono fatte le teste della mia cliente. È successo qualcosa? Ok. Ok, ora ce la faccio. Come sono fatti i peli nella testa della mia cliente, come sono fatti i peli nel corpo, come sono fatti i peli nella coda, diventa più schematico e si lavora bene, meglio. Qua mi scrivono: Guru, tu hai anche una conoscenza tecnica e funzionale di strumentazione come tablet, fotocamere, luci, che fa invidia. Ma questo fa parte di un mio background culturale. Io, come sapete, tanti lo sanno, tanti non lo sanno, ma io ho fatto spettacolo per molti anni. Si può dire che tutta la mia gioventù l'ho passata sui palchi a fare spettacoli, quindi conosco molto bene tutto ciò che sono luci, microfoni, cineprese e cose di questo genere. E poi, avendo studiato disegno, grafica e pittura per altrettanto tempo, ho imparato un po' a fare queste cose. Grafica no, diciamo che ho studiato pittura soprattutto e disegno, grafica è un'altra cosa. Però ho studiato per molto il fotoritocco, tutte queste robe qui, quindi è chiaro che con il mezzo elettronico e con i mezzi ho una certa confidenza, ma deriva da tanti tanti anni di esperienza in quel settore. Torniamo alle nostre sopracciglia e oltre a questa nomenclatura che serve per dividere le varie parti, vediamo un pochino di cosa, quali altre parti possiamo trovare. Allora, tanto per cominciare, questa parte qui, che è la parte più alta del sopracciglio, si chiama apice. È importante conoscere l'apice, quindi quando mi parlate, che mi chiedete qualche notizia, potete tranquillamente parlarmi dell'apice del sopracciglio, io vi capirò. Stefano, sai, l'apice del sopracciglio, la mia cliente l'ha voluto abbastanza netto, l'ha voluto morbido, l'ha voluto, ecco, quello è l'apice e non possiamo sbagliare, non possiamo sbagliare. Andiamo a vedere un altro punto che dobbiamo conoscere. Questo è il punto luce. Punto luce. Il punto luce deriva proprio dal make-up, deriva proprio dal make-up, e in particolare quando parliamo di punto luce dobbiamo essere consapevoli che il punto luce, anche se si chiama punto luce, non è un punto, ma è un'area, una zona. È questa zona qui sotto il sopracciglio, si chiama punto luce. Tanto per darvi un'idea di cosa sto dicendo, di cui sto parlando, ve lo faccio vedere su una cliente, ad esempio, su una ragazza, su una foto. Ecco, se noi dovessimo stabilire qual è il... Allora, vediamo un pochino. Intanto troviamo qui la testa del suo sopracciglio. Chiarissimo, no? Testa del sopracciglio. Poi, corpo del sopracciglio. Chiarissimo, direi. Coda del sopracciglio. Altrettanto chiaro. Apice del sopracciglio. Chiarissimo. Punto luce. Che però... non è un punto, ma è questa zona qui. Questa zona qui. Pardon, ho messo la testa sulla telecamera, non me ne sono accorto. Avete visto? Avete visto la mia testa, che essendo pelata è più che un punto luce. Diciamo che non è un punto luce, ma è una piazza luce. Cioè veramente qualcosa di più, uno stadio luce. Non è un punto luce la mia testa, ahimè. Invece questo è un punto luce. Eccolo qua, ok? Questo è il punto luce. Bene? Un'altra cosa importante da conoscere per le sopracciglia è, come vedete, c'è un punto dove i peli si incrociano. Questo incrocio naturale lo chiamiamo spina del sopracciglio.
è abbastanza chiaro che quando i peli che vanno in una direzione si incrociano con i peli che vanno nell'altra direzione, si crea questa zona d'ombra. Pur essendo i suoi dei peli molto chiari, si crea comunque una zona d'ombra. Eccola qua. Questa è la spina del sopracciglio. Quindi possiamo dire che su per giù le sopracciglia hanno tutte una spina che può essere più o meno in questa posizione, su per giù più o meno, quindi la spina. Ok? Allora, queste sono le cose, le parti fondamentali che dobbiamo sapere per capire come è fatto un sopracciglio, quindi pelle, peli, parti delle sopracciglia, parti, spina delle sopracciglia, apice, punto luce, dove inizia, dove finisce, ovviamente. Ok? Così almeno usiamo tutti un linguaggio uguale, comune, e ci serve per tirare... Sì, qualcuno mi prende in giro per la mia testa. Va bene. Sì, va bene, sì, sono pelato, ragazzi, sono pelato. No, a dire la verità, qualche capello ancora c'è, io comunque li taglio. Non c'è... Va bene, dai, va bene. No, non mi offendo se mi dite che sono pelato, non mi offendo. Poi piango fino a domani mattina, ma non mi offendo, giuro. Ma io mi faccio crescere la barba proprio perché ormai sui capelli ci ho perso le speranze. Ok, Ale scrive: buonasera, faccio i miei complimenti per le spiegazioni sempre chiarissime e molto esaustive. Beh, grazie Ale Matrone, grazie, molto gentile a scrivere questa cosa. E direi che quindi ci siamo, direi, con le varie parti del sopracciglio. Ora vi chiedo questo per rendere la questione più interattiva possibile. Vi chiederei di fare una cosa, che è quella di voi con il vostro cellulare, col vostro telefono, il vostro cellulare telefono, fatevi un selfie e poi adesso non so se riuscite in qualche modo, perché come dire, sì, sei bellissimo senza capelli, mi dicono, sì, grazie, vi voglio bene, grazie davvero. Dicevo, se vi fate un selfie e riuscite a visualizzare le vostre sopracciglia, è un ottimo esercizio che voi andiate a, se riuscite in qualche modo con un tablet o con un telefono oppure con il computer, oppure semplicemente con un foglio di carta trasparente sopra, oppure anche semplicemente col dito, tanto per capire, a visualizzare quali sono le parti delle vostre sopracciglia, destra e sinistra. Se qualcuno di voi poi riesce a farlo bene graficamente, me le manda, io vedo la prossima volta di pubblicarle online, così ne parliamo insieme e così vediamo di verificare che effettivamente quello che abbiamo detto questa sera si ritrova nelle vostre sopracciglia. Vale anche se mi mandate la foto di qualche vostra cliente che avete fatto, vale anche quello. Non mandatemi 50 foto, mandatemene una e io magari la prossima volta ne farò vedere 4-5, perché se me ne mandate 50 poi perdiamo troppo tempo, però cerchiamo di verificare insieme questa cosa, quindi cerchiamo di costruire un gruppo di lavoro esattamente come facciamo noi nel gruppo di lavoro, quello interno ai corsi, quello diciamo, voi, non so se, ecco, lo dico per chi magari sono le prime volte che mi segue, chi frequenta i miei corsi poi viene inserito all'interno di un gruppo di lavoro su Facebook, è un gruppo di lavoro dove vengono pubblicati costantemente i lavori che vengono fatti e noi correggiamo, parliamo di questi lavori, quindi è un posto dove si parla costantemente di gruppo di lavoro sotto la mia supervisione, io rispondo sempre a tutti ed questa è una cosa importante. Beh sì, lo puoi fare di entrambe le sopracciglia, mi chiede, puoi farlo anche di una, il concetto è cercare di verificare che quello che abbiamo detto questa sera si vede. Se vi farà piacere partecipare al gruppo di lavoro così come facciamo noi questa sera, è una bella cosa. Diversamente il gruppo di lavoro dove parliamo un po' più intensamente, quello chiaramente è riservato ai corsi, ma io so che molte di voi presto mi verranno a conoscere di persona, perché le iscrizioni, devo dire, sono in un certo numero, il calendario è già piuttosto avanzato, avete già capito un po' da stasera che sto cercando di accontentarvi tutte, perché comunque l'Italia è grande, voi siete tante, addirittura adesso andremo all'estero, tra l'altro
non andrò solo in Spagna, ma ci sono altri altre due nazioni dove andrò a insegnare ed è già, diciamo così, tutto organizzato in Europa, però ve le dirò a tempo debito, anche perché non voglio creare scompiglio in tutte quelle persone che rosicheranno molto, mi dispiace molto, ma ve le dirò a tempo debito. E una bella notizia anche interessante è che presto andrò ad insegnare anche in un altro continente, neanche in un altro paese, ma addirittura in un altro continente, in ben due stati diversi, ok? Di un altro continente. E quindi, beh, direi che sono molto contento, ma è anche grazie a voi tutto questo che mi seguite, che mi date forza e che mi siete amici. Alessia dice: ma chi ha le sopracciglia tatuate? Le mie sono tatuate per il 75%. Non ti preoccupare, Alessia, se sono tatuate per il 75% e hai comunque un po' di crescita di pelo naturale, va bene lo stesso. Se no, va bene anche se tu prendi delle sopracciglia di una tua cliente, prendi o di tua mamma, di tua sorella, di tua zia, di tua cugina o di una tua amica, insomma, di una persona della quale puoi fare questo lavoro qui, ok? Bene. Bene, direi che ci siamo detti tutto. Wow, è il tuo libro? Il mio libro è in programmazione, nel senso che ha subito, come vi siete anche un po' accorti, un pochino di ritardo. Io speravo di farlo uscire subito dopo l'estate, ma non è stato possibile. Abbiamo poi iniziato subito con i corsi. Io, in pratica, da quando sono rientrato, dopo le pochissime vacanze che ho fatto ad agosto, non mi sono mai fermato e quindi scrivo una pagina oggi, una pagina domani. Però vi posso già dire che tutta la veste grafica è già fatta, tutte le cose sono già fatte, la stampa è lì pronta che aspetta che gli arrivi il file, quindi già il gran parte del lavoro è fatto. Appena metterò il punto, sarà stampato. Una volta stampato, poi sarà disponibile velocissimo per tutti. E come dire, sarà poi sempre disponibile ai corsi, sarà disponibile insomma in tutti gli eventi. Tra l'altro, ecco un evento a cui sarò presente adesso il 18 e il 19 di ottobre alla Fiera degli Sposi qui su Genova. Sono stato invitato, con molto piacere partecipo a parlare di trucco permanente. E parteciperò poi a novembre ad un altro evento del quale vi informerò a breve, anche se è già ufficiale, però vi informo a breve per una serie di motivi. Ok, bene, bene, ok, sì, mi fa piacere, mi state scrivendo delle cose molto molto carine. Debo, come facciamo di te se, come faremo senza di te se sei all'estero? Ma intanto per cominciare io vado all'estero, vado a insegnare, ma poi torno, quindi torno. E poi in ogni caso abbiamo il grande vantaggio che le lezioni online io potrò farle sempre comunque anche dall'estero perché abbiamo internet, ecco, quindi non c'è nessun problema. Bene, grazie davvero di essere stati con me anche questa sera. Ci vediamo durante la settimana su Facebook per le solite pillole interessanti e diciamo, i piccoli tricks per imparare a fare bene il trucco permanente. E lunedì prossimo con una nuova lezione di trucco permanente gratis per tutti. Insomma, trucco permanente sempre per tutti, perché io vi insegno tutto quello che so, non lascio niente indietro, neanche una virgola. E il motivo lo sapete qual è? Sì, certo, ormai lo sapete. Ormai lo sapete. Il motivo è questo: che il segreto è che non ci sono segreti. E qui segreti non ce ne saranno mai per nessuno di voi. Un abbraccio dal vostro Stefano. Ciao.